Allora, noi fino ad adesso abbiamo visto il tempio Periptero, che è il più diffuso, Diptero e Attolos, ma ne esistevano anche di altri tipi. C'era il prostilo, dotato solo di una fila di colonne sulla fronte, l'anfiprostilo, che aveva una fila di colonne su entrambi i lati corti, quell'Enantis, che aveva solo la cella, e il pronao con due colonne fra le antelaterali, che si prolungavano dalla cella, lo pseudoperiptero rarissimo, che aveva delle mezze colonne addossate ai muri esterni della cella. Chiudiamo infine facendo un piccolo elenco delle caratteristiche del tempio greco, caratteristiche che riguardano il modo in cui il tempio era concepito. Esso era caratterizzato da equilibrio e armonia. C'era un costante rapporto metrico sia tra le varie parti che tra ogni elemento e il tutto, ed erano bilanciati i pieni e i vuoti, le luci e le ombre, le linee verticali e quelle orizzontali. L'arte era concepita come una manifestazione del divino attraverso la perfezione delle forme. C'era anche un legame tra la struttura del tempio e l'ambiente naturale circostante. Il tempio si fondeva con esso, si inseriva perfettamente nel paesaggio, attraverso l'alternarsi di luci e ombre e di pieni di vuoti creati dalle colonne, che facevano da tramite tra le pareti chiuse della cella e l'esterno. Nonostante il tempio fosse considerato la casa del dio e la cella custodisse la statua di culto, l'immagine della divinità, le cerimonie religiose avvenivano all'esterno, dove c'era l'altare. Il tempio era concepito per una visione circolare, cioè, benché i due lati corti fossero contraddistinti dal frontone e uno dei due risultava comunque essere proprio la fronte, il tempio era concepito per essere visto su tutti e quattro i lati. A ciò contribuivano la peristasi, che lo avvolgeva nello stesso modo tutto attorno, ed anche il basamento a gradini, uguale su tutti i lati. Inoltre c'era una piena corrispondenza tra forma e funzione, tra struttura e decorazione. Gli ordini architettonici non erano solo decorativi, ma rispondevano ad una precisa funzione statica. Le parti di cui era composto il tempio erano elementi strutturali con funzione architettonica. Per questa volta è tutto. Avrei voluto parlare anche di Kuroi e Korai, ma sarebbe venuta fuori una cosa infinita, per cui rimandiamo alla prossima. Ciao ciao!